Buongiorno, questo è il video dei favoritissimi di tutto un anno, di tutto il 2020 per quanto riguarda i prodotti da trucco. Allora io direi di partire immediatamente, altrimenti i capelloni si stancano e si stanca anche questa fotocamera che è, forse ricorderete, la fotocamera che dopo 21 minuti si spegne da sola e preferirei evitare questa cosa. Allora comincio subito, questi sono prodotti che avete visto nel corso dell'anno, soprattutto se guardate i video dei favoriti del mese per quanto riguarda i prodotti decorativi, ossia i prodotti da trucco, oppure i video in cui mi trucco. Sono veramente tutti prodotti che avete visto sicuramente più di una volta. Allora comincio co seguendo loro con cui normalmente mi trucco. Allora comincio con un primer. Il primer vincitore di quest'anno è stato il primer Hello Good Stuff di Essence. Essence assolutamente non è una ditta che io raccomando, ma nemmeno per sogno. Essence fa prodotti ancora che distruggono il pianeta, inquinano l'aria, l'acqua, gli stomaci della gente, i colon della gente, le microplastiche che ci sono nei mascara di Essence. Però Essence, come tutte anche le altre ditte tedesche, un paio di volte l'anno ormai ha preso l'abitudine di mettere in commercio edizioni limitate con inci o quasi tollerabili o addirittura interamente naturali. E questo è il caso. La linea Hello Good Stuff faceva parte di un'edizione limitata. In questo momento, perlomeno in Germania, è entrata nella collezione permanente e questo è il primer. Questo primer funziona molto molto bene, ve lo faccio vedere. È una cremina che risulta sufficientemente idratante, non è appiccicosa, si lascia stendere veramente senza nessun problema e una volta stesa, così, una volta stesa si asciuga molto in fretta, ha un profumo molto fresco di erbe di campo, veramente fresche, niente di che naturalmente, stiamo parlando di un prodotto che costa 3 euro e che io ho pagato addirittura, forse mi sembra di ricordare, sotto 2 euro perché c'era uno sconto pazzesco al Rossmann, la drogheria in cui l'ho comprato. Uno degli ingredienti che potete anche vedere riportato qui sopra è la canapa e di questa edizione faceva parte anche il concealer e infatti anche il concealer è un preferito di tutto il 2020, semplicemente perché è un concealer che è costato poco, un concealer che per quanto mi riguarda funziona, attenzione, è un concealer contenente ingredienti possibili, quindi niente silicone, niente petrolati, niente poliquaternum, niente di performante. Ascoltate bene le mie parole. Dunque, questo è un concealer che per voi, se voi siete abituate ai prodotti da profumeria non eco bio, questo è un concealer che non copre niente. Però per quanto mi riguarda, io uso esclusivamente prodotti eco bio, prodotti oppure prodotti con inci interamente naturale, sebbene ogni ingrediente forse non è di provenienza da agricoltura biologica, non proviene da agricoltura biologica, comunque inci interamente naturali, praticamente quasi sempre ad eccezione di tre o quattro prodotti in tutta la mia esistenza attuale. Ecco, per me questo concealer, per me che quindi non ho grandi pretese, sono abituata alla poca copresa, alla zero copresa dei prodotti interamente naturali, questo concealer copre a sufficienza, copre il rischiara, vedete forse che è rosa. Si secca velocemente, si asciuga, forse è meglio dire, velocemente, senza mettere in evidenza le rughe, le pieghe, un po' sì, ma nella norma rispetto perlomeno ad altri concealer, e pur asciugandosi velocemente mi dà il tempo comunque di stenderlo a dovere. È molto flessibile, si adatta bene al colore della pelle, pur essendolo, vedete, rosato. Mi piace il modo in cui rischiara. Questo è un concealer che io ho usato durante tutto l'anno, veramente con soddisfazione, mi è piaciuto molto. Poi c'è un illuminante che è l'illuminante di La Cura, anche questo l'avete visto più volte nei miei video. La Cura è la marca interna, una delle tante marche interne dei supermercati Aldi, Aldi,
nella fattispecie al di sud, perché in Germania esiste al di sud e poi esiste anche al di nord. I due proprietari sono due fratelli che hanno anche innumerevoli catene di supermercato in tutto il resto del mondo, che si chiamano anche in modo diverso rispetto ad Aldi. Negli Stati Uniti, per esempio, i fratelli Aldi hanno addirittura supermercati bio, catene di supermercati bio. Questo è fatto in questa maniera: da una parte c'è il pennellino, che non uso mai perché sarebbe troppo difficoltoso poi lavarlo di volta in volta, e dall'altra parte c'è il prodotto. La versione di questo illuminante che io ho usato di più nel 2020 è la versione dorata, qui vedete il colore, e forse qui riuscite a vedere di che colore è la cialda, e io spero caldamente che riusciate a vedere qual è l'illuminanza di questo prodotto, di questo illuminante. Mi è piaciuto veramente molto perché è veramente semplice applicarlo da queste parti, si lascia stendere con molta facilità. Qui l'incio è interamente naturale, questo è costato sui 3 euro, era un'edizione limitata, non vi sognate che Aldi vende tutto l'anno una roba del genere, assolutamente no, ma di questa edizione limitata facevano parte anche un illuminante rosato e un blush sempre in stick. Io ho tutti e tre i prodotti, con tutti e tre mi trovo benissimo, ottimamente bene. I prodotti di Aldi, la cura, hanno spesso inci interamente naturali, spesso però anche no, occorre saper leggere gli inci e saper discernere e considerare di volta in volta cosa può fare al proprio caso e cosa no. Poi nel 2020 la base liquida per il viso, fluida per il viso, che mi è piaciuta di più è stata questa di Alterra. Alterra è la marca interna delle drogherie Rossmann ed è la marca interna EcoBio. Alterra è una marca che mi è sempre piaciuta molto. Io so che con questa videocamera non riuscirete a leggere l'inci che è scritto qui, però comunque questo è un prodotto a base di acqua, olio d'oliva, alcol denaturato al terzo posto, olio di cocco trattato, glicerina e poi altri ingredienti, tra cui però anche olio di mandorle dolci, miele, estratto di calendula, burro di karité e insomma è una sodium lactate. Questa è una crema colorata per il corpo, esisteva in un solo colore, faceva parte di una edizione limitata dedicata alle api. Infatti, se riuscite a leggere, qui c'è scritto BB cream, B come vocabolo inglese che significa ape. Questa è una crema colorata molto piacevole, molto molto delicata, che praticamente scompare sulla pelle. Ora io sto cercando, con una certa disperazione anche volendo, di distribuirne solo un pochino qui, in realtà nel dito, sul dito mi è andata tantissima crema. Allora, forse riuscite a vedere, c'è una leggera colorazione, questa colorazione però rimane sulla pelle trasparente. Adesso rimaniamo tutto il video con questa macchiolona di colore sulla mano, perché che cosa devo fare? Non ho pensato a portare un fazzolettino, purtroppo, negligente me. E quindi questa è stata una crema idratante, molto molto semplice da stendere anche con le dita, molto molto veloce, molto molto abbellente, perché fa un effetto, non dico lucido, però fa un effetto luminoso sul viso e molto, molto in salute, perché regala una leggerissima colorazione che però rimane trasparente. Devo dire, io però l'ho usata soprattutto durante l'estate. Un classico che già va in giro dalle mie parti da più anni e che faceva parte anche lui purtroppo di un'edizione limitata, ma a casa mia ce ne sono varie confezioni perché ho fatto scorta, è questa Beautifying Powder, Natural Beautifying Powder. Attenzione, le Beautifying Powder non sono un fondotinta, non sono una cipria, ma sono un qualcosa di che contiene solitamente più colori e che serve ad abbellire l'incarnato del viso, compattandolo e dandogli un aspetto più omogeneo. Ecco, così descriverei una beautifying powder. Sono famose le beautifying powder di MAC, che però credo non siano più in commercio da tanti anni e che erano nel passato edizioni limitate che andavano assolutamente a ruba. Ecco, questo è un prodotto molto simile, la marca però è Alverde è la marca interna, EcoBio, ancora una volta siamo in drogheria, ma stavolta il nome della drogheria è DEM. Questa beautifying powder dà un aspetto meraviglioso alla pelle. Sono anni che mi sentite parlare di questo prodotto, che non esiste assolutamente più in commercio. Questa è la sua colorazione sul dito, se riuscite a vederla, e provo anche a
posarne una dose consistente sulla mano. Questa è una beautifying powder che è color carne ma tendente al rosa con leggermente anche un po' di color pesca. È un qualcosa che veramente rende la pelle matte, ma veramente bellissima. Poi io dico matte, ma nei prodotti di Alverde ci sono sempre brillantini, credo qui dentro non ci siano. Veramente un prodotto stupendo. Io tutte le volte che uso questa beautifying powder sono felice, proprio mi piace la di mettermi questa beautifying powder con il pennello ciccione da fondotinta minerale sulla faccia. Faccio sempre così, faccio pot 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 senza strisciare il pennello nella cialda, altrimenti consumerei e sfalderei la cialda prendendo molto più prodotto di quello che mi serve in realtà. Poi faccio pat 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 posando il prodotto sul viso e poi stendo con movimenti rotatori. Il bronzer che mi è piaciuto di più per le sue varie caratteristiche per me positivissime nel 2020 è questo di Rival Loves Me. Rival Loves Me è una marca interna non eco-bio delle drogherie Dirk Rossmann, una volta si chiamava Rival The Loop Young, adesso si chiama Rival Loves Me perché si è data una ripulita, si è data un restyling. Questo è il bronzer che si chiama 02 Honolulu, esiste però in due colorazioni, l'altra colorazione non ce l'ho. E vedete che è fatto come i bronzer di Benefit, ma è fatto meglio secondo me, perché dentro c'è un pennello, il pennello è funzionante, poi c'è una protezione, questa protezione è utilissima per proteggere il pennello e questo è il colore del bronzer, soprattutto questo bronzer, contrariamente ai bronzer di come si chiama, di Benefit, questa è la colorazione del bronzer, costa 3 euro, no? E allora è anche per questo che Valentina elegge un prodotto dell'anno. Questo è un bronzer poi molto molto delicato, ora qui ne vedete una macchiolona gigante per permettervi di vedere qual è il suo colore, però è un prodotto veramente molto molto delicato che si sfuma molto molto facilmente, che resiste il giusto sulla faccia e che insomma mi è piaciuto moltissimo nel 2020. Rimaniamo in tema di Rival Loves Me, rimaniamo su questa marca, questa palette. Queste sono palette che esistono addirittura in 6 versioni diverse, ci sono 6, ce ne sono 6 di queste palette, ognuna costa 4,50 euro, cioè datevi una regolata. Gli ingredienti sono interamente tollerabili, possibilissimi. Sarebbero scritti qui dietro, un po' difficile leggerli, ma comunque, e sono una più bella dell'altra. Ora però bisogna dire che di queste palette bisogna accettare alcune cose, alcune caratteristiche. In queste palette ci sono sempre un paio di colori che sono brillantinati e i brillantini cadono da tutte le parti. Ci sono sempre un paio di colori che sono troppo chiari per lasciare traccia di sé sulla palpebra, però ci sono anche sempre colori che sono matte, scriventi, belli, insoliti e che tutto sommato per 4,50 euro danno risultati più che ottimi. Io ho truccato anche diverse persone con questa palette, mi sono sempre trovata benissimo, ma soprattutto anche le persone sono sempre rimaste contentissime e mi hanno tutte chiesto dove avevo comprato questa palette. Io gli ho detto: sì, ma senti, cioè, questa palette tu la vedi tutti i giorni al Rossmann. Solo che non te la calcoli perché costa poco e perché snobbi la ditta economica. Dunque, le palette del Rossmann, non so se riuscite a capire quali sono i colori. Qui c'è una varietà di colori stupenda. Di queste palette ne ho due, l'altra è molto dark. Avrei avuto sempre in programma di comprarne una terza, non l'ho ancora fatto perché sto aspettando che il Rossmann faccia sconti sugli ombretti. Il Rossmann fa periodicamente sconti praticamente su tutte le categorie di prodotti decorativi, ossia di trucco. E poi un favoritissimo del 2020, una favoritissima del 2020, scusate, ma è la pasta gialla di Santé. Questa è sempre quella dei tempi, perché non è ancora andata male, si può ancora usare tranquillamente. Ancora il suo profumo originario identico a come era quando era stata appena comprata. Qui vedete Santé, Kindermalfarbe Gelb, Face Paint Yellow, Maquillage Enfant Jaune. Perché infatti questo originariamente è un prodotto per truccare i bambini a carnevale. Adesso siamo quasi a carnevale fra un po'. E questo è il colore della pasta gialla. La pasta gialla è gialla. Io che ci faccio con questa pasta gialla? La metto soprattutto qui sotto le sopracciglia, sotto la capigliatura,
arcata sopraccigliare perché mi sembra che dia una completezza valentiniana a tutto il trucco e quindi spesso, qualunque sia il trucco che io faccio, se me ne ricordo e se l'ho portata, alla fine c'è la pasta gialla. Poi un favoritissimo del 2020, e qui torniamo in drogheria, torniamo al DEM e torniamo alla marca EcoBio interna del DEM, Alverde. Attenzione, i prodotti di Alverde per la skin care sono pessimi, i prodotti di Alverde per la hair care, alcuni si salvano, altri per niente perché contengono alcol e distruggono i capelli, i prodotti di Alverde per il corpo, ma alcuni sono buonini, altri sono perfettamente proprio evitabili, e i prodotti da trucco sono interessanti perché Alverde sperimenta moltissimo con i prodotti da trucco perché cambia sempre produttori, chissà dove si li fa produrre. Allora, questo è l'Augenbrauen Gel 02 Brown, prodotto per sopracciglia. Non ho mai usato lo spazzolino che c'è qui sopra, ho sempre però usato l'applicatore per pettinare le ciglia e metterle in posa. Qui c'è una leggera colorazione marron ruggine rossiccia, però per fortuna questo gel per sopracciglia non rilascia moltissimo colore, quindi non si vede più di tanto che il colore poi è rossiccio, ma mi piace l'effetto che fa sulle sopracciglia, non un effetto peopericoli, non un effetto Instagram, quindi probabilmente questo prodotto a voi non serve. Se siete persone alla moda, persone lanciate nel futuro e persone che vogliono cimentarsi in tutte le mode più attuali e vogliono essere al passo con i tempi, questo prodotto no, non fa per voi, non dovete comprarlo. Il mascara che ho preferito nel 2020, semplicemente perché è stato quello che ho usato di più, ma anche uno dei migliori, è il mascara di Kiko della collezione in cui alcuni pezzi, alcuni, sono interamente naturali, ossia Kiko Green Me. Questo mascara veramente funziona benissimo, è fantastico, è costato anche relativamente poco, poi Kiko periodicamente fa sconti, altri mascara completamente EcoBio, Kiko non è certificata nei suoi prodotti EcoBio, o forse sì, aspetta, fammi vedere se questo è certificato, ma non ha nessuna certificazione particolare, questo è il suo applicatore. Se devo trovargli un difetto, l'applicatore è troppo grande, ma per il resto questo mascara mi piace moltissimo perché ispessisce le ciglia e le allunga anche parecchio e fa un effettone quasi ciglia posticce sul faccione. Altri mascara, dicevo, EcoBio che mi piacciono moltissimo sono innanzitutto i mascara di Avril in tutte le loro varianti e poi un mascara di Alverde che ha il tubetto nero e il coperchietto verde. E però questo è tutto. Ci sono altri mascara, so che il mascara di Lili Lolo è molto buono, però io non l'ho mai provato perché il suo prezzo mi impedisce di provarlo. Io ho tantissimi mascara perché li compro nelle drogherie, sono EcoBio, sono certificati, costano 3 euro, no? Quindi non ho bisogno, non sento il bisogno di spendere 15 euro per comprare un mascara di Lili Lolo o un mascara di Neve Cosmetics, per cui questi mascara possono essere buoni quanto gli pare, ma non mi riguarda, la loro esistenza non mi riguarda. La guardo da lontano, ne prendo atto, però poi procedo con la mia vita e le mie scelte. Poi ci sono, passiamo ai prodotti da labbra, ci sono due matite per le labbra, una è di Terra Naturi, una è di Alverde. Allora cominciamo con quella di Alverde, non so, forse qualcuno l'ha già riconosciuta, questa è la Soft Mocha di Alverde, vale la Soft con la T, non Soft Mocha. Allora, questo è il suo colore, lo vedete qui in mezzo, è un colore marrone, leggermente ruggine, leggermente ambrato e soprattutto leggermente azzurrato, è un colore fantastico, questa matita non esiste più da anni, io ne ho ancora un esemplare, lo uso con estrema parsimonia perché quando sarà finito, poi sarà finito, basta. E questa rimane una matita preferitissima per gli occhi, per le labbra, per il contorno delle labbra, per riempire tutte le labbra. Cioè, questa è la matita veramente, volendo esagerare, della vita, insieme a poche altre. Io ho pochi. Per me i prodotti della vita sono stati spesso matite. La matita Coffee Brown, se mi ricordo bene, per esempio di L'Oréal, che era una matita per
che è questo rumore, che era una matita per le labbra, ma che io ho sempre usato per gli occhi, la matita color ruggine di Santé, poi questa Soft Mocha, le mie matite preferite in assoluto, veramente di una vita, oppure la matitina bianca di Benecos, per dire. Poi Terra Nature attualmente, secondo me, fa le migliori matite perché costano poco, 1,75 euro oppure 79, e c'è una grande varietà di colori, e questi colori non sono mai scontati. Allora, questa si chiama, non mi ricordo in questo momento, Mauve Taupe numero 7, e vedete che è proprio Mauve Taupe. Con questa matita ho riempito tutte le labbra oggi, ho fatto anche il contorno delle labbra, però ho riempito le labbra invece con un rossetto che è anche un preferitissimo del 2020, ed è un rossetto che è entrato in commercio nel 2020, il rossetto di Alverde, che si chiama Tender Mauve numero 43. È praticamente lo stesso identico colore della matita, quasi, forse è solo un po' più, no, non è lo stesso identico colore, perché è leggermente più caldo. Ho riempito le labbra con la matita di Terra Naturi. Terra Naturi è la marca interna eco bio delle Drogherie Mulle, e poi ho passato sopra alle labbra riempite già dalla matita questo rossetto di Alverde. Questo rossetto ha una tenuta abbastanza discreta, però non bisogna aspettarsi troppo perché si tratta di rossetti che costano 3 euro di Alverde. Una cosa di buono che ha Alverde, i suoi rossetti durano proprio negli anni. Ecco, bio sì, ma con una durata, quindi tu spendi 3 euro e l'hai speso una volta sola, non è che devi ricomprare il rossetto ogni anno perché ti va male. Questa cosa dipende dalla qualità bassa degli ingredienti, e qualità, laddove qualità bassa significa che tutti gli ingredienti sono stati talmente tanto elaborati e lavorati industrialmente da essere capaci, pur essendo naturali, di resistere negli anni e non andare a male. Allora, cosa è meglio? Comprare rossetti che hanno un incio interamente naturale con ingredienti non elaborati, che però poi ogni 6 mesi ti vanno a male e devi ricomprarli, e generalmente si tratta sempre di rossetti che costano 27, 28, 32 euro. Oppure è meglio comprare un rossetto che costa 3 euro, te ne compri 100, 100 colori diversi, c'hai un parco rossetti a casa che sembra che tu sia una diva di Hollywood. Cosa è meglio? Ognuno fa la sua scelta. Io ho 100 rossetti che costano 3 euro ognuno e che mi durano negli anni e che mi rendono molto molto felice, perché con un rossetto ci faccio epoche intere della mia vita e non solo 2-3 mesi, e poi lo devo buttare maledendo, maledendo, gerundio del verbo maledire, il giorno in cui mi sono messa in testa di spendere 28 euro, 30 euro per una marca farlocca di moda su Instagram, per esempio. Poi questo, che cos'è questo? Questo è un lucidalabbra del Body Shop, Body Shop, The Body Shop, brutta ditta inglese che non ha mai fatto prodotti interamente naturali, ma che si spaccia come ditta che ama la natura. Però leggendo gli inci sono sempre scritti dietro questi fogliettini qui con più pagine, leggendo gli inci qualche volta si trova qualcosa di interamente naturale. Questo, per esempio, questo è stato riformulato più volte nel corso degli anni, è il lucidalabbra che si chiama Born Lippy, nella versione raspberry, ossia framboise, favorito degli ultimi 2 anni, e ce l'ho come lucidalabbra in questo momento sulle labbra. Poi un balsamo labbra colorato, ossia Hibiscus di Burt's Bees, ma in realtà non solo Hibiscus, anche Red Dahlia, solo che Red Dahlia non ce l'ho qui in questo momento perché naturalmente io mi devo dimenticare sempre qualcosa. Red Dahlia e Hibiscus sono stati i balsami labbra colorati di questo 2020. All'inizio li mettevo sempre quando uscivo con la mascherina a causa virus virulento, poi però i balsami colorati, così come i rossetti, macchiano la mascherina ed è un problema poi disinfettarla, pulirla, lavarla, le macchie vanno via con difficoltà, bisogna trattarle, bisogna comprare il prodotto trattante, e allora no, basta balsami colorati, basta rossetti quando si esce con la mascherina. Però quando si esce a passeggiare per la camminata consentita dalla legge, allora un balsamo labbra può effettivamente tornare utile perché è grazioso, è idratante. Poi questi piccini di Burt's Bees sono anche loro indistruttibili. Io, per esempio, ho Hibiscus veramente da anni. Di balsami labbra di Burt's Bees ne ho 4. Ho anche quello che si chiama Rose, e poi ne ho altro ancora, ma non mi ricordo in questo momento il suo nome. I miei preferiti, però, senza dubbio, sono Hibiscus
con questo colore tenue rosato molto molto piacevole, e Red Dahlia. Red Dahlia è proprio un classico dei miei video, l'avete visto 150 milioni di volte, ma da anni lo vedete nei miei video, a periodi, no? Torna sempre. E poi siamo quasi addirittura d'arrivo, c'è un rossetto, stavolta ancora una volta di Burt's Bees, del 530 Lily Lake. Vedete che ha questo bell'astuccio fatto come un alveare. Questo è un rossetto decisamente rosa perché durante l'estate del 2020 io ho portato spesso questo tipo di rosa. Ho usato in realtà moltissimo anche un balsamo colorato, balsamo intensamente colorato, pacchianissimo, di una ditta giapponese che si chiama come dico sempre, imitando le giapponesi che cercano di cimentarsi in nomi per loro esotici, non riuscendoci decentemente. Però il balsamo colorato di è orrendo, cioè, io ho voluto usarlo durante l'estate, mi sono messa in testa pervicacemente di usarlo, per consumarlo, per usarlo un po', ma altrimenti veramente non mi piace. Mentre invece Lily Lake trovo che sia un rosa per me e per il mio incarnato perfettamente utilizzabile. Lily Lake è un rossetto che si mantiene sufficientemente inalterato per un po' sulle labbra. Certamente bisogna ricordare sempre che stiamo parlando qui di prodotti ecobio e che quindi la tenuta sulle labbra non è duratura, assolutamente no. Però questo rossetto molto molto piacevole, c'è una profumazione. Profumazione neutra di nulla in particolare, mentre invece, per esempio, i rossetti di Alverde hanno un'intensa profumazione, a volte floreale, a volte come i rossetti di MAC, ossia gourmand, si direbbe a questo punto della nostra povera esistenza. I rossetti di Burt's Bees non hanno nessuna profumazione, hanno una profumazione, ma è una profumazione molto neutra che non è nulla di particolare, di impressionante, che tu dici: oddio, compro questo rossetto per la profumazione. No. Infine ci sono due lucidalabbra, ma sono prodotti multiuso, non solo lucidalabbra. Uno è di Vanessa, uno è di Alverde. Alverde è ancora una volta la marca EcoBio del DM, e questo è Alverde per Vanessa Mai. Si trattava di una edizione limitata dell'anno scorso. Io di questa edizione limitata ho due tonalità di rossetto, di prodotto, perché vedete che questo è un biprodotto, cioè da una parte il rossetto matte in questa tonalità color marrone, ruggine, fumé, potremmo dire. Questo rossetto veramente è nullo, non si vede sulle labbra, ma soprattutto non si asciuga mai. In altre tonalità, per esempio la tonalità rossa, si tratta di un rossetto molto bello e molto 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 valido. E poi dall'altra parte c'è il gloss, e il gloss è stato appunto quello che io ho usato tantissimo nel 2020. Questo è un gloss che dà una colorazione marroncina alle labbra, che è una colorazione che mi piace molto, anche se vedete bene non è coprente, ed è anche un gloss che resiste un bel po' sulle labbra, veramente un gloss carino. Ripeto, di questi biprodotti io ce n'ho due, c'è anche l'altro rosso, ugualmente molto amato, ma sicuramente il più usato è stato nel 2020 questo, perché questo è più quotidiano, mentre invece la versione rossa l'ho usata durante le feste natalizie. Ma per il resto non è che io l'abbia usata più di tanto. E poi ancora un prodotto di Alverde, è ancora una volta non strettamente un lip gloss, anche se nasce come lip gloss già dal nome, perché si chiama Color and Care Vinyl Lip Gloss. È fatto in questa maniera e la sua colorazione non si sa che colorazione è. No, sì, si sa, numero 10, Nude Dream. Questo però non è un lip gloss perché è coprente, cioè come lucidalabbra è molto coprente ed è molto denso ed è veramente un prodotto che mi piace moltissimo perché soprattutto ha una colorazione scura, mauve marrone, un colore bellissimo, guarda quanto è bello. Questa era una serie di lip gloss denominati Color and Care Vinyl, ossia vinile a effetto vinilico sulle labbra. Era una collezione,
era una serie che si trovava in collezione permanente, ma che adesso, se ricordo bene, è uscita già da una stagione intera fuori commercio. Ottimi prodotti, magari Alverde li rimette in commercio, perché Alverde a volte toglie i prodotti dal commercio per una stagione e poi li rimette in commercio e sono sempre gli stessi, cioè che hanno fatto una stagione in panchina e nel frattempo si sono stagionati, le cose che fa Alverde. E con questo è tutto, questi sono tutti i prodotti che io ho preferito nel 2020. Ci sono persone che nei video vi vengono a dire che non hanno fatto i video annuali dei preferiti, delle scoperte del 2020 o dell'anno in cui ci si trova, perché tanto tutti i prodotti li avete visti già nei singoli video. Ma che significa? Uno fa un riassunto e questa è un'attività tipica di fine anno, inizio anno nuovo, no? Ed è anche bene raccogliere tutto quello che è piaciuto durante l'anno all'interno di un video. Non è che tu ti vai a rivedere ogni singolo video per cercare un prodotto singolo. Sì, lo fai anche magari per piacere di riguardarti un intero video e di poi lasciarti investire da tanti altri prodotti, però è bene anche raccogliere tutto quello che ti è piaciuto in un anno, le liste, no, che si fanno a fine anno e inizio anno. Ci sono i sostenitori di queste liste, ci sono i detrattori di queste liste. Ecco, sappiate sempre, tenete sempre in mente il fatto che i detrattori di qualcosa, prima di tutto, sono persone che non si sentono all'altezza o che non hanno la possibilità di fare qualcosa e quindi si inventano una storiella, da sovrapporre alla loro impossibilità di fare qualcosa, per tentare di uscirne alla meno peggio, per tentare di uscirne con dignità. Ma è tutta una cosa che succede dentro la loro testa. In realtà potrebbero semplicemente dire la verità e andrebbe bene lo stesso, no? Quindi ricordatevi sempre che quelli che vi dicono che qualcosa non piace e che qualcosa loro non la fanno perché non la fanno, prima di tutto sono delle persone che non hanno la possibilità. Forse chi di voi è andato ancora a scuola quando la scuola ancora funzionava, cioè 50 anni fa, e forse si ricorda la storiella della volpe e l'uva, no? La volpe che non riesce, non ce la fa perché è piccolina, è incapace, non ce la fa a prendere l'uva perché è in alto e quindi dice: oh, l'uva non mi piace, l'uva, quando mai io l'uva mai? In realtà è solo un povero animaletto che non si può permettere, non gliela fa, non ha la capacità, la possibilità di raggiungere l'uva e farla propria e mangiarsela, e quindi mette in mezzo delle scuse piccine per tentare di convincere il prossimo e per uscirne comunque con dignità, no? Una persona che fondamentalmente, che genere di persona è la persona che vi racconta queste cose, tipo la volpe e l'uva? È una persona che fondamentalmente non riesce ad accettare che nella propria personalità coesistano delle incapacità, ossia una persona che di fronte al prossimo vuole sembrare senza difetti. Solitamente la persona che vuole sembrare senza difetti è la persona che si vive male con se stessa i difetti e che va in panico tutte le volte che un difetto prende il sopravvento. Mentre invece se una persona è capace di accettare che il mondo è fatto di cose positive e cose negative, sa vivere tranquillamente, con comodità, anche in mezzo ai suoi difetti, anzi ci sguazza, no? Cioè io la mattina mi sveglio tardi perché posso svegliarmi tardi e che me ne importa, no? Cioè non mi è mai importato di fare quella: io la mattina mi sveglio prestissimo perché io sono una donna performante. No, la mattina mi sveglio tardi se ho voglia di svegliarmi tardi. Se mi obbligano a svegliarmi presto, sì, mi sveglio presto, ma non vedo l'ora che arrivi un giorno in cui mi posso svegliare tardi. E questo che cos'è? Un difetto? È una mancanza? È una irresponsabilità nei confronti di chi, di cosa? Dell'essere donna, dell'essere madre, dell'essere... Che roba è? Niente, è una cosa che, con cui io vivo con comodità, altre donne no, ma quello è un problema loro, non è un problema mio. E quindi questo è tutto, questo video è finito, io me ne vado, non so se ci avete capito qualcosa in questo discorso, secondo me sì, secondo me
c'era qualcosa da capire, e sicuramente chi ha le orecchie pulite e che funzionano, e soprattutto il cervello collegato, ha capito di che cosa parlavo. E per le altre persone, ci vediamo comunque nel prossimo video. Se proprio volete autoimporvi un video di Valentina, io vi consiglierei di no, perché ci sono tanti canali in cui c'è tanta roba da comprare, 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 e forse a voi è solo quello che interessa. Ciao!